libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Cari amici telespettatori, telespettatrici, pensionate e pensionati, vi ringrazio io per le telefonate che mi avete fatto, per le affermazioni della ultima trasmissione e che hanno riguardato in particolare la data storica che abbiamo voluto rimarcare, cioè il 96esimo anniversario della Marcia su Roma e la necessità a tanti anni di distanza di realizzare un tipo di pacificazione nazionale che possa far finire questo schifo di contrasto tra gli ex comunisti e gli ex fascisti che abbiamo e non esitiamo a definire pseudo tali. Perché siamo proprio fuori dal tempo se continuiamo a dire che si tratta di fascisti e comunisti. Sono cosiddetti fascisti e comunisti. Allora io dico, se eliminiamo i motivi del contendere, probabilmente riusciamo a ragionare intorno ad una pacificazione che potrebbe portare ed aiutare l'Italia ad uscire, specialmente nelle grandi città italiane e in tutte le altre, dal clima di precarietà che si è venuto a creare. E andiamo a Napoli, parliamo un po' della città di Napoli, parliamo di come si possa uscire da uno stato che si va affermando giorno dopo giorno e che porta alla negatività più assoluta e attraverso una operazione politico-amministrativa che non ha bisogno neanche di grandi somme di denaro, ma ha bisogno di avere una chiarezza nella gestione dei fatti che interessano la città e ha bisogno di un vertice comunale che non guardi più a mantenere, ecco, un rapporto di consenso con le fasce che hanno sostenuto l'elezione, con le fasce di popolazione che hanno sostenuto l'elezione di questo sindaco ineffabile che risponde al nome di De Magistris. Come fare? Amici telespettatori, nei giorni scorsi, aprendo i giornali locali, ci siamo resi conto che questo signore non ha nessun interesse a trattare i fatti che riguardano la città, né tantomeno a recuperare risorse. Perché? Perché l'unico interesse suo è creare le condizioni perché alle prossime scadenze elettorali lui possa avere una condizione di candidatura che presumibilmente lo tiri fuori da quello che ha combinato al vertice del Comune di Napoli e lo porti, ecco, in altre assemblee elettive che potrebbero essere il Parlamento europeo, che potrebbe essere la Regione Campania e così via. Allora, noi che abbiamo, ecco, chiara la visione, Napoli ha delle scadenze elettorali, perché noi dobbiamo fare riferimento a questo. E se non facciamo riferimento a questo significa che siamo fuori dal mondo. E siccome noi fuori dal mondo, come pensionati, come gente di età, come gente che ha vissuto, come gente che conosce la macchina comunale e non solo, va bene, come gente che sa dove mettere le mani, lì dove è necessario mettere le mani, allora noi abbiamo, ecco,
dicevo, chiare le idee. C'è una scadenza all'anno 21 che è una scadenza a livello nazionale, certamente, di elezioni politiche dove si misureranno le nuove forze che sono nate, così come cercheranno, ecco, di ribaltare le situazioni, ecco, le forze tradizionali e così via, senza che siamo a fare i distinguo chi sono queste forze là, non ci interessa assolutamente niente. Certo, non siamo attori passivi rispetto alle prossime elezioni europee, vorremmo essere nelle condizioni di poter presentare le nostre liste, ma non ci è data questa situazione, a meno che non nascano delle storie nuove. Se nascono le storie nuove, con tanto impegno come è quello che abbiamo sempre profuso con la nostra presenza politica, noi ci avvieremo e tratteremo la questione elezione europea con la presentazione delle nostre liste, se non in tutte le circoscrizioni d'Italia, almeno in 5 circoscrizioni, anzi no, su 3 circoscrizioni su 6 che ce ne sono, e quindi metterci nelle condizioni di poter avere anche alla luce di quanto è confusionario il quadro politico qualche rappresentanza nostra, ma non è questa la nostra mira. Noi interessa il contesto civile e sociale, innanzitutto del contesto dove viviamo. Noi viviamo nelle città grandi come Napoli, nelle città piccole come Marano, Giugliano, Qualiano, della nostra provincia e delle altre province, Salerno, Benevina, Benevento, Avellino, ecco, Caserta. Vivere bene come pensionati in queste città ci darebbe una tale gioia che veramente ci metterebbe nelle condizioni di poterci tranquillizzare e dire finalmente vediamo qualcosa di buono. Ma siccome purtroppo quello che accade per esempio nella città di Napoli è fuori, è inaccettabile. Sì, è inaccettabile. È inaccettabile che ci siano 10 municipalità a Napoli che nel recente e lontano passato, senza avere bilanci autonomi, senza avere risorse finanziarie, con pochissima risorsa finanziaria spesa, ecco, per avere l'assemblea elettiva dei consiglieri di quartiere e poi di municipalità, perché allora i gettoni di presenza erano estremamente ridotti, erano una miseria assoluta, e quindi c'era tanta passione, c'era tanto impegno e c'era tanta profusione di ore e ore e ore e giornate di lavoro, che veramente era promettente poi per il futuro quello che avremmo potuto fare. Invece no. Che cosa si è fatto negli ultimi anni? Si è smantellato tutto quello che doveva rappresentare decentramento amministrativo e quindi realtà di amministrazione sul territorio di alcune delle più importanti attività che si svolgono sul territorio. Ve ne dico qualcuna: manutenzione ordinaria delle strade, delle fogne, dei giardini pubblici, dei parchi lì dove ci stanno, delle caditoie. Guardate bene, quando vengono quelle piogge le caditoie sono otturate, fuori esce l'acqua. E queste cose avvenivano alcuni anni addietro, va bene? Oggi non esistono squadre di fognatori, non esistono squadre di scopatori, non esistono squadre di operai che stanziali presso ogni municipalità. Non esistono, ecco, strumentazioni che questi operai possono utilizzare. Si è smantellato quella operatività che
era costituita dai lavori pubblici allora e che ha reso inutile l'esistenza delle municipalità. È stato tolto ogni potere alle municipalità, non è stato dato alle municipalità quell'autonomia sulle materie previste dalla legge che avrebbero potuto dare a Napoli un volto realmente nuovo. Guardate, c'è tanta... Io vorrei farvi riflettere su certe cose, perché avendo vissuto delle queste situazioni di cui parlo, perché io non parlo di situazioni non vissute, va bene? E prendiamo come emblema di quello che sto dicendo Scampia, no? E Scampia è una municipalità nata negli anni '80 e che doveva e aveva bisogno realmente di un'assemblea cittadina locale per poter influire nella determinazione di un'immagine nuova di quella zona, e poteva farlo se realmente le autonomie fossero state realizzate. Perché? Perché da quel funzionamento fatto come si deve, realizzato come si deve, di rapporti soprattutto tra l'amministrazione comunale, quindi Scampia, con il suo dirigente amministrativo e il suo dirigente tecnico, con la squadra dei vigili urbani operativi sulla zona, va bene? Si poteva mettere in condizione di avere contatti con la polizia locale, i carabinieri, la guardia di finanza, mettere sotto controllo reale il territorio di Scampia, così come poteva avvenire con tutte le altre municipalità. E non avremmo assistito, ecco, nei quartieri, quelli che sono stati nel tempo definiti quartieri bene, ecco, Vomero Arenella, ecco, Stella, San Carlo, che devo dire, Chiaia, San Ferdinando, Posillipo, ecco, questi quartieri oggi stanno diventando anche essi invivibili, unitamente ai quartieri delle Stese, San Giovanni a Teruccio, Ponticelli, Barra, il centro Napoli con i quartieri spagnoli, che devo dire, Chiaiano, la Scampia, che è la capofila di Chiaiano, Piscino, la Marianella, e tutte zone, ecco, che sono off limits perlomeno in molte ore della giornata, specialmente all'imbrunire. Allora, cari amici, una possibilità per Napoli di poter uscire da questa schifezza: la realizzazione del decentramento amministrativo, quello vero, quello in grado di dotare, ecco, le zone periferiche attraverso una cessione di autorità del centro Palazzo San Giacomo, cioè sindaco e assessori, meno autorità centrale, più autorità periferica, più capacità gestionale, più impegno, più controlli nel funzionamento delle assemblee locali delle 10 municipalità e delle commissioni di lavoro delle municipalità. Oggi questa impalcatura fasulla ci costa, la paghiamo, ci è stata contestata pure dalla Corte dei Conti, e nel caos amministrativo finanziario in cui versa il Comune, questa situazione potrebbe diventare l'unica realtà attiva del Comune di Napoli se sapessero i presidenti delle municipalità, gli assessori delle municipalità, rinunciare al collegamento stretto, che è un collegamento peraltro di decisa subordinazione al sindaco e al Palazzo San Giacomo, inteso come
assemblea cittadina e di governo cittadino, e creare e darsi da fare, e lì dove ritengono che sia impossibile, costoro, presidenti, assessori e intera assemblea, dovrebbero rassegnare le dimissioni e chiedere che si vada a rinnovare le assemblee stesse, cercando e immettendo personale nuovo in grado di rendersi autonomo e non subordinato al centro amministrativo napoletano che è Palazzo San Giacomo. Va bene? E allora noi abbiamo queste idee. Noi abbiamo queste idee e intendiamo praticarle. Queste cose le abbiamo anche illustrate nel corso di un'assemblea che abbiamo fatto e che è stata ampiamente, ecco, ritrasmessa da questa emittente, alla quale va sempre il nostro ringraziamento. Va bene? L'assemblea che abbiamo fatto al Museo Mammut, cioè il Museo della Pace di Napoli, va bene? Vi abbiamo anche fatto vedere chi è il presidente. Il presidente, e lasciatemelo dire, il Michele Capasso, viene da una scuola, ecco perché è stato in grado di realizzare quello che ci ha illustrato e ci ha fatto vedere quando siamo andati nella struttura che è retto da lui attraverso una fondazione, che è la Fondazione Museo della Pace. Va bene? Allora, chi è? È il figlio del sindaco, dell'ex sindaco del paese, e cioè dei comuni, del comune più importante della provincia di Napoli, e che è il comune che è stato governato da Capasso, dal sindaco Capasso, il padre, dal 1945, dal dopoguerra, fino agli anni recenti, ed è un'oasi rispetto a tutti i comuni della provincia, ecco, un'oasi dove è stato regolamentato tutto e dove i controlli sono stati realizzati tutti quanti e dove contestazioni non ce ne sono mai state, perché è stato un governo democratico regolato in maniera adeguata, che ha consentito, ecco, a questo paese dell'area vesuviana, ecco, di vivere in maniera egregia. Io, cari amici telespettatori, ritengo che con le idee che ci ritroviamo e che riguardano il decentramento amministrativo, noi abbiamo un dovere grande e metteremo in essere tutto questo nelle prossime settimane, cioè il dovere di portare sul web queste nostre idee in maniera chiara e di portarle nelle piazze di tutte e 10 le municipalità, per creare le condizioni di un rimescolamento di carte, dove il Partito Pensionati d'Europa possa diventare punto di riferimento, ecco, intorno al quale in maniera del tutto autonoma possono crearsi all'interno delle comunità locali gruppi che vogliono, ecco, e che accettano di realizzare queste cose e che vogliono collaborare alla ricostruzione della nostra città, perché amministrativamente parlando questa città è veramente ridotta ai minimi termini. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, arrivederci. Superpensioni, terre che più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commendatori, diete politicizzate, terre che più, evasori legalizzati.